Di dare il benvenuto ad Andrea Vianello, che presenta il libro Ogni parola che sapevo per la casa editrice Mondadori. Insieme a lui sul palco Paolo Pierri, Massimo Gramellini. Letture di Irene Grazioli. Allora, si sente? Sì, abbiamo tutti un microfono. Perfetto, buonasera a tutti. Allora, sono molto emozionato perché ho battezzato Andrea in televisione, ma qui stiamo dal vivo con la gente vera. Non fate la standing ovation, perché da noi in studio, quando è venuto, è stata tale l'emozione del pubblico che una signora si è ribaltata ed è venuta per terra dall'amore, ed è stata da Salemme, da Vincenzo. Però non hanno fatto il blocco. Non hanno fatto il blocco. Allora, vi confesso subito, così cominciamo anche con un sorriso, perché mi sembra il modo migliore per raccontare questa straordinaria storia. Tra l'altro lo dico subito, ma ve ne accorgerete tra breve con le letture di Irene, che questo libro non è un libro di memorie scritto da un personaggio dello spettacolo, è il libro di uno scrittore, che è una cosa diversa. C'è una qualità di scrittura che nobilita un argomento che già di per sé è eccezionale, perché a mia memoria, magari voi avete gli altri ricordi, ma a mia memoria è la prima volta che viene portato un'opera narrativa di diffusione, di grande diffusione, il tema dell'ictus, perché una delle cose di cui parleremo stasera è proprio il fatto che Andrea in qualche modo ha violato una sorta di tabù. Negli ultimi anni, come sapete, il caso di Nadia Tofa, non solo il suo, il tema del tumore è stato in qualche maniera anche affrontato, prima, fino a qualche anno fa, anche quello era un tema su cui nessuno non si doveva dire, neanche in famiglia spesso se ne parlava, figuriamoci farne un libro. Ebbene, l'ictus, che pure è seconda causa di morte in Italia, oltre a quella di validità, rimaneva un tema su cui chi ne veniva colpito non aveva piacere di parlare, provare imbarazzo. Questo libro di Andrea è anche uno straordinario, secondo me, atto di generosità nei confronti di tutte le persone, di tutte le famiglie coinvolte da questo problema, perché troveranno sicuramente in questo libro la forza anche, no? Penso che adesso ce lo racconterai, immagino che man mano che questo libro farà la sua strada, chissà quante persone ti cercheranno, e in fondo Andrea, la vita poi è così, no? Il destino ti colpisce con una cosa, ma mentre ti colpisce ti trasforma anche e ti dà un nuovo orizzonte. Nel caso di Andrea, fino a un anno e mezzo fa mai lo avrebbe immaginato, sta facendo di lui una sorta di, passatemi la parola brutta, testimonial, ma lo dico in senso nobile, di una situazione, di una condizione che riguarda centinaia di migliaia di persone. Per entrare in clima, per farvi assaporare anche la qualità della prosa di Andrea, inviterei Irene Grazioli a leggere un brano delle prime pagine del libro in cui proprio Andrea ci racconta il momento in cui tutto cominciò. Come un sacco di patate a corpo morto e in un istante vertiginoso e irreversibile, l'equilibrio del mondo si è spostato. Sono lì che arranco sul letto come una foca senza acqua. Non ho paura, è una sensazione strana. Adesso sto afferrando pienamente che mi sta succedendo qualcosa di terribile, ma sono lucido, calmo. Il tempo si è fermato, ma in realtà so che bisogna fare presto. Con tutta la voce che mi viene da dentro urlo il nome di mia moglie, o almeno credo. Francesca! Grido. Aiuto, Francesca! Non mi sente, nell'altra parte della casa. Sono nudo. È chiaro che appena mi ascolterà dovremo andare in ospedale e non posso andarci nudo. Mentre grido il suo nome mi butto in terra. Tutta la parte destra del mio corpo è bloccata. Sono un uomo a metà. Striscio sul parquet per raggiungere la mia appendiabiti, afferro dal basso i pantaloni con la mano sinistra. Ritorno come un verme verso il letto. Urlo ancora, Francesca! Non so come salgo nuovamente sulle lenzuola, con uno sforzo sovraumano. Cerco di indossare i jeans, riesco quasi a infilarli. La mano destra non collabora, tutto non collabora. Va bene così, li lascio slacciati. Fatto, sono pronto. Grido, aiuto, Francesca, Francesca! Arriverà, pochi secondi, sono pronto, arriverà. Succederà quello che succederà, aspetto. Arriva trafelata, mia moglie. Mi sembra un gigante sopra di me, un gigante buono che mi aiuterà. Io sono inciampato in un buco nero del bosco, ma lei mi tirerà fuori da lì. Ha gli occhi sgranati. Che succede? Che succede? Mi chiede.
La mia risposta è chiara. Ben già, le dico concitato, marfonta che giunco. Non si capisce niente, lei non capisce niente, nemmeno io capisco niente. Parlo una lingua nuova, eppure io so cosa voglio dire, ma un demone si è intrufolato nella mia bocca. C'è il Riturga, Matara, Tididadotaio. Sono infuriato con me, sono infuriato con lei, perché non capisce. Stai calmo, le sento dire, ma sono alle prese con questa follia. Non riesco a dire una parola, maledizione, una vera parola. Mi sento imprigionato, imbavagliato, sperduto, nel buco nero del bosco dove non ci sono parole, le mie amatissime parole. Solo versi infantili, muggiti incomprensibili, rantoli disperati. Tutto è veloce ora, tutto è confuso. Lei in piedi con il telefono, lei che spiega con la voce ferma, lei che mi passa qualcuno che mi chiede qualcosa. Non ci riesco io sul letto, senza mano, senza corpo, senza parole, arreso, eppure lucido. O forse no, non so nulla. Arriveranno, mi salveranno. Chi è il nemico? Adesso coinvolgeremo anche Paola, che è una grande amica di Andrea ed è stata vicina a lui anche in questo anno, e che però vuole che la presentiamo come una donna che si è occupata per tutta la vita di finanza e poi di filantropia, che mi sembra anche un passaggio, diciamo, interessante. Ma adesso ti coinvolgiamo, Paola, però voglio chiedere tutto ad Andrea, siamo freschi di questa lettura. Io lo dico perché poi noi ci eravamo visti a casa nostra, c'era mia moglie in prima fila, 3 giorni prima. Io vi giuro, era l'uomo più, insomma, era il solito Iron Man. Tra l'altro la sera prima aveva registrato, il pomeriggio prima aveva registrato Rabona, che poi era in onda la sera, e quindi poi c'è questo risveglio del sabato mattina, poche righe prima di quello che tu hai detto, c'è questa cosa che io ho raccontato in televisione, che lui ci raccontò dopo, di questa sua mano, cioè immaginate, no, come inizia proprio questa cosa, un uomo che porta il vassoio della colazione a letto e improvvisamente si accorge che la mano che stava sopra il vassoio si stacca dal vassoio, lui la prende con l'altra mano, la rimette lì, ma quella torna dove era prima. Cioè quello è il momento in cui ti accorgi, di cosa ti accorgi, Andrea, in quel preciso momento? Un pezzo di te non ti risponde più. Beh sì, intanto grazie davvero a tutte le persone che sono qua e sono veramente contento di avere 3 amici così importanti qua, come Massimo, che appunto mi ha fatto ritornare alla TV e insomma per me è stata una cosa, anzi credo che ancora non sono riandato dopo di te, quindi cioè, tornerò, però cioè, ma l'ho fatto tutto. E poi un'amica così generosa che ha deciso di darmi voce, la mia voce, e lei è veramente la mia migliore amica, e quest'anno insomma poi non so cosa dirà, però insomma io vi dico insomma quanto per me è stato importante. È stato un anno difficile che è iniziato, come diceva Massimo, cioè un momento in cui effettivamente il mio corpo non aveva smesso di funzionare. Ogni tanto sbaglio, però è benissimo, si fa così, devo continuare a provare. Sapete che ogni tanto faccio degli errori, però sono dei segni. Quando sei venuto in televisione per i primi 4 minuti non hai sbagliato una parola, e cinicamente pensavo, ma la gente a casa non ci crederà. Poi quando l'ha sbagliato io, meno male. Infatti mi ha fatto fare persino una domanda a Occhetto, sì, che Perché dice adesso con questo? E infatti devo dire che Sardine ci ho messo un po' a dire. Anche Salvini ci ha messo un po' a dire, quello però era una cosa. No, invece appunto volevo dirvi, chiaramente quel momento lì è stato il momento in cui capisci che il mondo è cambiato. Cioè anche se solo un poco per un frammento di secondo, per la prima volta tu vedi che il tuo corpo non risponde. Perché appunto non c'è più sta mano, cioè la mano non, insomma, Massimo ha detto è una cosa molto importante, insomma è una cosa che hanno avuto tante persone, non è la cosa più, cioè io sono uno dei tantissimi che hanno avuto problemi di questo tipo, e quindi diciamo io sto cercando di mettere la mia voce con quello che ho pensato in questo anno, anche un po' per dare la voce a qualcuno che non c'ha voglia di ancora di parlarne, insomma, ecco. E quindi sì, insomma, è un momento in cui capisci che
tutto è finito, è cambiato, capisci che c'è qualcosa di grave. Io ho capito subito, appunto, come nella lettura, che non riuscivo più non solo a usare la mano, ma appunto non riuscivo neanche a prendere i pantaloni per questa malzia che per me era più importante in quel momento, mettersi, non essere nudo per evitare di farmi vedere magari col palazzo, no? E poi soprattutto c'è stato il problema di chiamare mia moglie e che non riuscivo appunto a usare più le parole, cioè questo momento difficile per un uomo che non solo è sempre stato un uomo di parola, ma proprio in quel momento non capisci cosa è successo, insomma, come cerchi di parlare e dall'altra parte escono fuori delle cose che non hanno molto senso. E quindi devo dire che, tanto che sono stato fortunato, ma adesso poi parleremo di questo anno, insomma, quello che vorrà Massimo Paola, ma insomma, sono fortunato perché sto qua. Ecco, cioè, dopo quel momento lì, adesso domenica sarà un anno, esattamente il 2 febbraio dell'anno scorso, mi ero svegliato appunto per fare la comunazione. E tutto potevo pensare, in quel momento magari ancora speravo che poteva essere una cosa così, che non, magari non era così grave, però diciamo che avevo capito già subito che era una cosa molto, non dicevo la parola, ma dentro di me lo sapevo che stavo avendo. Senti Paolo, tu com'è stato quando te l'ha detto, la prima volta che l'hai sentito, meglio, come ti ricordi il momento? Ovviamente non lo ricordo perché sono cose, per carità, il dramma è stato suo, però è ovvio che gli amici tutti credono in qualche modo se lo ricordano. Io in qualche modo, conoscendolo, ho capito subito, ovviamente la parola era il problema grosso, però diciamo con passaggio di un paio di mesi, ma forse anche meno, secondo me noi amici abbiamo capito che lui ce l'avrebbe fatta nei limiti in cui però la malattia gli avrebbe consentito, perché poi io un po' sono nemica, come posso dire, di questa retorica, no, della lotta da cui si esce vincitori se la malattia ti ha messo in condizione, comunque esercitando tutta la tua forza di volontà, però, di farlo, perché non ci scordiamo, proprio perché Andrea poi ci tiene anche a rappresentare tanti altri, che ci sono persone che potevano esercitare 6 volte la forza di volontà, ma purtroppo la parola o una qualche tipo di mobilità non l'hanno ripresa. Io penso che sia giusto questo dirlo. Quello che mi piaceva mettere in luce, perché poi appunto non tutti conoscono Andrea da prima, da tanto tempo, è che Andrea è sempre stato un uomo di parola, nel senso che usava le parole, ma tutti noi amici, soprattutto quelli che lo conoscono da quando è più giovane, sappiamo che è un grande scrittore, ma non ha mai scritto, e credo che siano tante le persone che gli hanno detto nel tempo: fallo, no? Poi ci sono momenti di carriera in cui uno fa una cosa talmente importante che non c'è tempo, però ci sono anche dei momenti in cui, insomma, anche questa strana azienda per cui Andrea lavora lascia qualcuno senza fare nulla per molto tempo, quindi c'era stato più volte una sollecitazione a dire scrivi, perché noi sapevamo con certezza che lui era particolarmente capace di scrivere. E un giorno lui mi ha chiamato e mi ha detto: potrei scrivere. E non poteva scrivere, ma davvero non poteva scrivere, cioè i WhatsApp venivano male, non c'è niente da fare, erano scomparsi quasi completamente il collegamento tra i verbi e le preposizioni, per esempio, cioè lui non era più in grado di scrivere, non so, una cosa dipende da, scriveva dipende con, senza rendersi conto che era un errore, e peggio ancora, non era in grado di fare dei costrutti che fossero un po' più complessi, diciamo, delle frasi semplici. Quindi davvero questo libro, per chi di voi non l'ha ancora letto, leggetelo, è straordinario. Non è stato corretto da altri, è stato scritto con una determinazione feroce e con revisioni, ritornandoci sopra, è stato scritto da qualcuno che piano piano ha recuperato questo suo straordinario talento, e noi speriamo tanto che adesso lo continuo ad utilizzare. Pensate che allora la prima volta che è venuto a scena da noi, dopo qualche mese
ancora faceva fatica. E la cosa bella, la voglio dire perché è una cosa veramente molto bella, Francesca, sua moglie, si era messa davanti a lui nel tavolo circolare e lui parlava, e quando aveva un momento di difficoltà che non trovava la preposizione, alzava lo sguardo verso Francesca e Francesca diceva la parola. Vi assicuro che era veramente bellissima. La seconda volta che ci siamo visti era già talmente migliorato che eravamo a cena con il chirurgo che l'ha operato, e io e un altro amico l'abbiamo preso da parte, il chirurgo, e ho detto: senti, ma per cortesia, parla talmente tanto, non potresti riaprire la testa? Bene, giusto, ma adesso esagera. E lui poi, con la scusa che doveva riallenarsi, ormai le cene erano in monologhi, cioè però questo, e lo dico perché è la cosa straordinaria, cioè in quel momento, penso, quello che vorrei chiederti, Andrea, quanto conta il carattere in questo senso, come dice Paola, ovviamente, non scherziamo, la malattia non è, purtroppo non si combatte solo con la forza di carattere, però nel suo caso, forse con un altro carattere, uno in pubblico avrebbe avuto l'imbarazzo di parlare proprio per non sbagliare e rischiare magari il mutismo, no? Lui invece, almeno davanti agli amici, le persone con cui sapeva di potersi fidare, non si risparmiava, aveva quindi una grande forza anche di sbagliare, ma di parlare. Infatti il medico ci diceva, quella è la sua forza, perché più lui parla e più recupera. Ecco, in questa forza, cioè, non ti è mai venuto una volta il pensiero, cioè, no, ma io non voglio parlare più perché mi dà fastidio di aver sbagliato? Sì, tanto, tante volte, Paola lo sa appunto, perché poi nel primo mese, io sono stato prima una settimana all'Umberto Primo, che ospedali più importanti di Roma, e poi sono stato in questo posto molto importante. Nel libro parlo molto di questo posto che si chiama la Santa Lucia, che è una veramente eccellenza della riabilitazione, ma di altissimo livello, pubblica, cioè privata, ma con, diciamo, la convenzione pubblica, e quindi questa è anche una grande storia di sanità pubblica cui dobbiamo parlare di più, no? Perché noi giornalisti soprattutto parliamo sempre delle cose che non vanno bene, invece, ecco, insomma, io sono una cosa che è andata bene. E la cosa che dice Massimo è vera, intanto spiego che nella cosa strana della vita, perché siamo andati a mangiare a casa loro, dove quello che mi ha operato e che mi ha salvato la vita, perché io, diciamo, ero morto. E lui è stato così bravo, questo giovane chirurgo, che ha rischiato, cosa che molti non avrebbero fatto perché magari era più rischioso, ecco, invece ha detto: voglio dare a quest'uomo la possibilità di ritornare a parlare e stare bene, e ce l'ha fatta, insomma. E casualmente è amico di Simona, che è la moglie di Massimo. Una cosa, io non lo conoscevo, non l'ho mai sentito. Dopo un po' che ci siamo sentiti con Simona, che nel frattempo stava per nascere il suo loro bambino, lei mi ha detto: ma chi è che ti ha operato? Tu, guarda, si chiama così, no? Dice: ma è un mio amico. Vabbè. E quindi siamo andati a mangiare una cosa strana a casa loro, con quello che mi ha salvato la vita. E in quei giorni alla Santa Lucia, soprattutto, con cui con Paola ci siamo parlati, cioè praticamente, insomma, se c'era Paola io non so se facevo tutte le notti che ho avuto, e lei, non so come faceva, riusciva a capire, anche se dicevo delle cose senza senso, però insomma riusciva a capire nelle mie, la mia strana lingua che era diventata, io ho avuto molto voglia di non vedere più le persone, anzi durante questo mese alla Santa Lucia avevo deciso di non vedere gli amici, avevo solo detto solo che potevano venire solo gli amici medici, così per dare una... Io ero quelli venivano. Non ho visto i miei figli per 2 settimane, che è una cosa a cui penso tanto, perché ho fatto un errore, nel senso che quando io mi sono svegliato ho capito, insomma, che questo problema delle parole, insomma, era un problema, ecco, e mi guardavo da fuori e pensavo di essere un uomo senza la forza che avevo, no? Come una specie di Sansone senza capelli, ecco. E non volevo che i miei figli vedessero questo uomo debole, per la cosa stupida che pensiamo che il padre deve essere forte e i figli
hanno bisogno di solo del padre forte, no? Poi sappiamo bene in realtà che le cose più forti che ricordiamo dei nostri papà sono i momenti deboli, quindi uno poi lo sa da solo. Io adesso ho perso papà in questi mesi, insomma, non penso ai momenti quanto era figo, penso quanto avevo bisogno di lui io, ma quanto aveva bisogno lui di me. E quindi ho sbagliato per cui, perché due settimane a nascondermi, e poi per fortuna mia moglie appunto è una donna migliore di me, e siccome era il giorno del 17esimo compleanno di mio figlio maschio, ha detto no, non possiamo, non puoi non rivederli. Quindi sono uscito per una prima volta come una, diciamo, un permesso, premio, e li ho visti dopo due settimane e ho capito che avevo fatto un errore, perché chiaramente avevano pensato cose peggiori, insomma. In realtà io, questa grande fortuna, Paolo ha fatto benissimo a dire questa cosa, cioè io ho avuto fortuna, cioè l'ictus è una roba che può dare grandi danni, no? È chiaro che io, ecco, anche solo la parte motoria, che è molto visibile, insomma, no? È chiaro che io ho questa fortuna, insomma, non sento più le cose qui, però ma non è così importante, ecco, ma invece, insomma, appunto, capisco bene com'è difficile il danno se è un altro tipo di cosa. È chiaro che per me la parola era come se fosse sfigurata la mia faccia, in realtà, quindi io pensavo che tutti vedessero che non avevo più le parole, no? Anche se non è vero. Ti alleno già all'intervista che domenica... Ho parlato già troppo. Ti voglio già destare all'intervista che ti farà domenica Mara Venier, quindi ti dico, com'è stato l'incontro con i ragazzi? Ho deciso poi di raccontarlo nel libro, anche se è una cosa molto intima, però l'ho fatto, non mi sembra che l'avamo deciso da leggerla, però ve lo racconto. Dillo tu, poi lo puoi leggere. Niente, era bello il fatto di, come dire, è chiaro che avevo grande ansia, soprattutto appunto di farmi vedere sempre così cretinamente forte, appunto, e poi ho visto dagli occhi loro, sono diversi, no? Ogni figlio è diverso, quindi c'è una piccola che è più peperina, la grande che è più languida e il maschio che non parla. Anzi, il problema è che quando io poi sono tornato a casa, giustamente mi guardava come dire: oh, io non parlo perché parlavi sempre te, ma non è che penserai che parlo io, perché io ho preso sto ruolo e io penso che all'inizio era un po' incavolato, poi insomma, ecco, perché diceva, oh, io non so, e niente, poi chiaramente insomma vederli, ho capito che quanto avevano paura, cioè che avevano pensato che io stessi molto male, vedendomi invece, diciamo, intero, anche se io vedevo un pezzo di me che non c'era più, però loro avevano sollievo, e io ho avuto sollievo per rivederli, e ho parlato benino, pochissimo, ma cercavo di non fare, e gli ho detto però, io per un po' di mesi parlerò male, quindi o mi prendete così, e loro chiaramente erano contenti a trovarmi così, e la stessa cosa, finisco, la cosa dice Massimo, è importante, cioè anche gli amici, cioè tutto, ho detto va bene, mi vedranno diciamo meno, io sono sempre stato molto veloce nella parola, battuta pronta, sempre, insomma, molto brillante, devo sempre essere brillante, non avevo voglia di farlo, però ho detto sai che faccio, però ho bisogno di parlare anche con gli errori davanti agli amici, perché ho bisogno di loro, ecco, io ho bisogno di loro. Anche se facevo brutte figure, non riuscivo a dire bicchiere, bottiglia, non riuscivo neanche a dire i nomi, perché appunto i nomi sono stati un grande problema per tempo, però ho detto non mi importa se mi vedranno brutto, ma io ho bisogno di vedere loro. Grazie. Ora ci un brano che riguarda, diciamo, un rapporto con le parole. Nuovo rapporto. Qual è la volpe? Domanda la psicologa. Qual è la volpe? Stiamo scherzando?
Disegno in alto raffigura un pennello da pittore, quello in basso un cazzo di volpe che esce da un cespuglio. Un pennello è una volpe. Siamo messi bene se pensano che non so distinguere un pennello da una volpe. Mi sento un cretino, ma in fondo sono sollevato. La so. Indico con sufficienza la figura in basso. Mi risparmiano un bravo che stava per uscirgli. Andiamo avanti. Fuoco o vasi di fiori? Ponte o bambino che piange? Sarta o cane che abbaia? Vigile o bottiglia? Pagina dopo pagina, percorso netto, vinco tutto. Sono il campione dell'ospedale. Una piccola esitazione tra incudine e divano. Lo ammetto, ma deve essere la stanchezza. Bene, sono ancora sveglio. Non è scontato. Nulla ormai è scontato. Dalla prima prova sono uscito indenne, ma non ho ancora mai parlato. E mo, mi aspetto al varco. Molto bene, mi gratifica il quadro di Van Gogh. Ora ti leggo delle non parole. Non hanno un significato, sono parole inventate. Prova a ripetere. Mi concentro. Non parole, ho capito. Devo solo ripetere il suono, non sembra difficile. Metto simbolicamente la cuffia del rischiatutto e pronti, via! La dottoressa capo abbassa la testa, spulcia la lista di parole, o meglio non parole, che cerca di non farmi vedere. Poi mi fissa negli occhi e parte. Nidi, vado, dili. Ma che ho detto? Non era così. Lei prosegue a ciclo continuo. Feri, Sefi, che cos'è questa roba? Non ne azzecco una. Una strage. Lei è impietosa, spara parole a raffica, a cui non riesco a stare dietro. Un vocabolario impazzito di suoni inafferrabili e soprattutto impossibili per me da articolare. Guto, liopo, bore, pafi, zata, egro, labbre, ceschi, pulu, ibru, rilo, benco, ciuta, zaio, finché l'agonia termina con un rumeti, una sorta di ciliegina, idioma vichingo che nemmeno tento di imitare con un vagito. Che prestazione terribile, ho gli occhi affranti. Tranquillo, mi calma la psicologa ramata, non era facile. Allora, tu hai partecipato a questi momenti, se ce ne racconti uno. Ho partecipato perché Andrea è vero che ha avuto questi momenti iniziali in cui ha pensato di ritirarsi dal mondo, però Andrea senza il mondo proprio non se ne può parlare, ha una socialità pervasiva e chiunque lo conosca lo sa, e quindi nella realtà poi ha comunicato moltissimo. Poi i medici appunto dicevano che era anche una cosa che andava bene. Credo che una parte del sollievo, di cui purtroppo di nuovo penso a persone, quasi tutti noi purtroppo, visto che questa malattia è tanto diffusa, forse conosciamo qualcuno che poi troviamo diverso in qualche modo, mentre invece Andrea dal primo giorno non era diverso, quindi questo ictus l'aveva colpito paradossalmente nelle parole che sono proprio una parte costitutiva della sua vita, quelle parlate, quelle scritte. Andrea lo dice anche nel libro, no? Sembra quasi un'ironia e una capacità specifica di questa malattia di andare a colpire in ciascuno quello che ha di più identitario, diciamo. Questo soprattutto i racconti alla Santa Lucia, no? Di altri pazienti. Però in qualche modo la personalità vera rimaneva la stessa. E quindi anche la grande capacità di scherzare, insomma un humor un po' nero, diciamo la verità, perché poi scherzava su delle cose molto dure. Andrea, non so chi di voi sappia che fa molto bene le imitazioni, fa le imitazioni delle lingue straniere e una delle... No, a meno di una settimana eri ancora all'Umberto I, cercava di spiegarmi una cosa che non riusciva a dirmi con le parole, e ha fatto l'imitazione di un tedesco tendenzialmente nazista, diciamo. Facciala subito allora, dai, vogliamo sentire. Era perfetto, io ho pensato, va bene, insomma in qualche modo ce la farà sicuramente, perché fa ancora il tedesco. Vi consiglio, se capita una serata, il giapponese. Non lo so fare più, è verissimo. Appunto, no, ma adesso non è chiaro che i suoni sono cambiati, quindi io... Una cosa che per un bicchiere qua dalla citazione di fare il giapponese, sì, bravo. Cioè dico solo una cosa, poi insomma Massimo insomma parla meglio di me, io adesso in realtà non riesco più a parlare l'inglese,
Non ero bravissimo, Dio ha vendato. Va bene, lei dice così, ma non... parole di lo dice lei perché lei lo parla bene, però io ti giuro che parlavo abbastanza bene, ecco, soprattutto parlavo il portoghese, ci sono, sono laureato in brasiliano, ecco, e cantavo molto bene anche le canzoni la brasiliana. Adesso non riesco a fare più queste lingue, perché questo devo dire, allora il cervello è una cosa molto interessante, affascinante, quindi questo libro c'è anche appunto un po' di mistero, anche per me che stavo dentro, a un certo punto dico, ammazza cosa interessante, ma com'è che non riesco a dire appunto per invece di dire con, no? E una delle cose che insomma che tu chiedi è spesso che diciamo i medici non sanno molto, cioè nel senso che questo cervello è talmente difficile da capirlo, sappiamo una cosa, che ne usiamo solo il 30%, e grazie a questo altro 70% che non sappiamo bene perché noi abbiamo, questa altre parti dicono vabbè, ci tocca a noi fare il lavoro che non faceva quella parte. E quindi per questo io parlo, perché un pezzo del mio cervello che non faceva niente era proprio lì, stava là e diceva oh, che bella la vita senza fare niente, invece è toccato adesso, cioè, adesso tocca il cervello, esatto. Eh sì, era un po' così, ogni pezzo di cervello voleva lavorare poco, ecco adesso, e invece però l'unica cosa che ho capito e gliel'ho chiesto, dico ma perché non riesco più a parlare l'inglese che parlavo bene, ora perché dice, dicono i medici, perché il mio cervello dice ho tanti problemi in questo momento con l'italiano, ma che ti importa, ecco quello vedremo dopo, adesso per un po', quindi diciamo che al momento io parlo solo l'italiano. Il suo cervello gliel'ha detto tutta la vita sull'inglese. Direi che sei nelle condizioni di candidare a fare il ministro degli esteri comunque, eh? Vista la concorrenza, probabilmente la cambia meno. Quello direi che ormai con il verbo congiuntivo e con tutto il resto. Poi, ecco, una cosa, una domanda inevitabile, quando si subisce comunque la trasformazione come quella che ha subito tu Andrea, la prima, una delle prime cose che vengono fuori è quando ricomincia la vita. Uno la affronta in un modo diverso rispetto a questo, cioè hai spiegato come affronti le parole, no? Ma la vita, cioè, uno riesce, mi si dice in questi casi, davvero a godersi ogni singolo giorno in una maniera diversa da quello che faceva prima, oppure no, oppure dopo qualche settimana si torna nella solito contrario. Allora, Massimo, vabbè, tanto chiaramente io questo anno ho lavorato tanto per tornare più, cioè io ancora non sono contento di quello che, cioè io vorrei fare di più, vorrei parlare ancora meglio, ecco, insomma, io non credo che ce la farò, non lo so, perché poi insomma, però insomma io lavoro ancora, vado due o tre volte a settimana ancora dalla logopedia, so che c'è una lei fa questo lavoro molto importante, logopedia, che lo fanno apposta di chiamarlo così, se uno riesce a dire è guarito, diciamo, quando dice sei guarito, però lei lavora veramente un lavoro difficile, io dico grazie a lei e come tutte le colleghe, perché capisco com'è possibile avere tutti i giorni davanti un'ora prima, poi un altro, poi là, che sentono, loro devono sentire, allora, cane, tutta la giornata, no, bravi, sono veramente delle persone, veramente per me sono, io ho detto che soprattutto a Claudia, di cui parlo molto nel libro, è come una mamma, no? Nel senso che mi ha ridato le parole. Io quando ero un bambino non mi ricordo che qualcuno me l'ha raccontato in realtà come si parlava, è venuto da solo, ecco, quindi rifarlo da niente. E dice, ma perché qualcuno te l'ha insegnato? E invece lei mi ha ri-insegnato a parlare. E allora, vabbè, è molto difficile parlare del, come dire, come ne esci da un punto di vista dentro. Beh, è chiaro che è un anno, un periodo talmente particolare e così profondo
Io penso che non dobbiamo dire, appunto, come diciamo con Paola, con Massimo, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo detto quando abbiamo stati in TV, chiaro che la malattia è meglio non averla. Cioè, quindi non è uno deve dire grazie alla malattia, sì, è vero che io ho scritto un libro che forse probabilmente non l'avrei fatto con la malattia, però se tornassi indietro non faccio il libro, ecco magari troverò una, avessi, potevo trovare un altro modo per tirare fuori questo presunto talento. È chiaro che è un momento in cui parli molto su, con te stesso. È chiaro che c'hai dei momenti in cui hai grande paura, guardi l'abisso, l'hai visto. Questo non vuol dire che se che ritorni, hai visto la luce, no, no, però hai, capisci che stai lì, insomma, no? Ecco, che stai quasi lì. Pensi tanto, chiaramente, a delle cose più importanti della vita, no? Cioè, è una cosa un po' banale, però è vero, chiaro che noi facciamo delle vite normalmente, è normale, diciamo, dove ci incavoliamo per cretinate, per competizione, per orgoglio, ecco, quindi è chiaro che uno quando poi è lì, io guardavo soprattutto l'idea di stare con i miei figli ancora, insomma, no? Cioè io ho pensato, dico, vabbè, a un certo punto dico, vabbè, può succedere, no? Ho avuto una buona vita, non mi posso dire che ho avuto una buona vita, tante cose belle, una bella, un bel lavoro, insomma, sono stato contento, insomma, ho avuto cose buone. Però l'idea di andare via era solo che non volevo lasciare i figli, insomma, perché non gli volevo dargli questo dolore e dargli ancora, magari non so neanche se serve così tanto, però penso che almeno solo la presenza gli poteva dare qualcosa. E quindi, insomma, niente, ho lavorato di questa parte qua e sul fatto che, appunto, mi piacerebbe tenere la parte che in questo anno è restata più forte, cioè che la vita è una... cioè io la mattina, appunto, dico i nomi dei miei triplici, che si chiamano Maria Carolina, Goffredo e Vittoria, anche questo sempre perché ho voluto scegliere dei nomi che non riuscivo a dire, e prima voglio vedere se... Mi hai detto che se ritorni da capo ti chiami Ugo. Sì, che no, no, cioè, soprattutto Goffredo era proprio impossibile da dire. E quindi insomma mi sveglio e dico, ah, che bello. Ecco, è chiaro che in questo momento sono ancora in un momento in cui ho lo stupore di essere felice nel mondo. Attenzione, io so, già ne sento le sirene del mondo normale. Ho voglia di ritornare a lavorare in posti importanti, lo voglio fare e so già che quando lo farò, spero domani, tornerò l'uomo che si incacchia, che torna a casa incavolato, di cose stupide, quindi ho paura di perderla questa parte qui e quello che vorrei fare, e credo che un po' l'ho fatto anche con il libro, è di ricordarla a me stesso. Cioè di non buttare via quello che in questo anno così profondo, al di là di quanto è stato brutto e drammatico, è rimasto dentro di me, cioè la sazietà della vita e lo stupore di esserci. Si vede ancora un brano che... Anch'io la riflessione che facevo leggendolo ho pensato, questo è un libro che dovrai tenere sempre sul tuo comodino, leggertene sempre due o tre pagine per ricordarti, no? Paola, e vedi, si prepara per leggere ancora un brano su Andrea che è cambiato. Ecco, tu che sei sua amica da tanti anni, lo vedi cambiato realmente? Sii sincera. Per niente. Ma perché gli ho detto? Dicesse questo. No, è bene. È una buona notizia, ovviamente, no, perché... vuol dire in qualche modo non essere stati veramente toccati profondamente e forse essere molto avanti nella strada della guarigione. Gli amici veri, pizzico così di speranza spiritosa che pochino potesse migliorare, diciamo, l'avevano avuta, ma è stata totalmente delusa. Non è vero, non è vero, c'è così. Vai.
Eppure mi sento parte di una recita. Non mi piaccio mentre faccio lo splendido davanti a tutti, cercando di nascondere con ironia e spavalderia le mie difficoltà. Non era questo che pensavo nelle lunghe giornate in clinica, quando registravo la nuova idea di me stesso. Non mi interessa la riproduzione fallacea dell'Andrea di prima, perché quello che mi è successo deve portare inevitabilmente a un altro approccio sociale. Basta con lo showman accentratore, ma ora balbettante e ridicolo con i suoi sbagli di pronuncia. Rifletto, mentre tengo banco con la mia storia da salotto. Non devo diventare un altro marziano a Roma, che all'inizio sembra divertente e poi diventa un noioso fenomeno da baraccone. Attento a quell'insidia. Non sei più l'uomo di prima. E meno male, è anche un'occasione cruciale da cogliere. Ma per ora non riesco a seguire il mio stesso consiglio. Ho troppa fretta di scacciare il fantasma dell'afasia e tornare lo sfacciato di un tempo. Ci lavorerò, dammi tempo, mi ammonisco. Se no, è stato tutto inutile. Inutile tutto il dolore, tutta la paura, tutto l'abisso che ho fissato. Grazie, grazie. È brava lei, più che no, cioè, lei legge meglio quello che ho scritto male io. Allora, c'è un tema poi ancora nel libro molto importante, so che Andrea ci tiene a parlarne. Quando ci succede una cosa del genere, uno dei primi meccanismi che ti scatta a livello mentale è la ricerca anche dell'idea delle tue colpe, no? Perché noi abbiamo ancora quest'idea che la malattia si porta dietro un senso di colpa, cioè se mi è successo qualcosa è perché io ho fatto qualcosa affinché succedesse. In realtà in questa storia Andrea racconta tanto di un anno, ma hai raccolto tanto materiale, che insomma siamo le sue arterie, diciamo così, correggimi se dico le parole sbagliate, era, scusi, prima del, era assolutamente prima. Cosa è successo quindi nelle ore immediatamente precedenti? Cosa è successo? È successo che, quando, insomma, diciamo, ve la metto in un altro modo. Quando io mi sono svegliato dopo l'operazione, e dove appunto il giovane chirurgo, che io chiamo il piccolo principe, perché era come l'uomo che mi ha fatto volare via, no? Dalla morte, ecco. E io mi sveglio, insomma, appunto, c'era mia moglie, me l'ha raccontato più o meno cosa era successo, e io parlavo male, appunto, anzi malissimo, e arriva quest'uomo giovane che io ricordo, che mi ricordo questo, in quei momenti, questi, era tutto veloce, però c'era uno, questo qua mi sa che mi sa, anche era lui. Era questo ragazzo giovane che mi dice guarda, è andata bene, adesso per 2 giorni dobbiamo sperare che tutto vada bene perché ci sono dei rischi, come sempre, dice, però insomma adesso c'ha sto problema che non parla, io penso che ce la farà prima o poi a riprendere a parlare, ci verranno molti mesi, ci deve lavorare, ci dovrà mettere tanta forza, dice, però per fortuna lei stava bene, nel senso che non ha niente, quindi non aveva un problema della pressione, non aveva un problema del colesterolo. Senta una cosa, dice, ma non è che per caso stava facendo delle manipolazioni al collo? E io non parlavo, mia moglie dice sì. Ah, dice il medico, lei è il settimo a cui ho salvato la vita con questi problemi. Chiaramente non ho la prova, dice lui, così come mi hanno detto gli altri medici, però ne abbiamo visti di persone che dopo aver fatto le manipolazioni al collo, parliamo dei crack, hanno avuto la dissecazione della carotide, che vorrebbe dire che la mia carotide, che sarebbe dove arriva il sangue al cervello, a un certo punto si è a poco slaminata. Ah, sono stato bravo a dire questa parola. E quindi a poco il sangue è andato fuori, dentro, diciamo, fino a che ho avuto l'ictus. Però era rotta, diciamo, per più di un giorno.
E io avevo fatto il giovedì una manipolazione al collo perché avevo un problema alla cervicale, quindi stavo andando da uno osteopata che mi faceva crack crack. Era la prima volta che ci andavo veramente da qualche settimana, ma insomma non l'avevo mai fatto nella vita, avevo un po' paura a sentire questo crack crack, era meglio appunto non capirlo. Che c'è. E quindi io l'ho fatto il giovedì, venerdì ho avuto il mal di testa fin dalla mattina e poi ho avuto l'ictus. Allora, il tema è, questo non è un libro, insomma l'avete capito, è un libro di cuore, di quello che cos'è, diciamo, questo viaggio che ho fatto io, a cui spero che tante persone possano capire che è un viaggio, anche se molte avranno più zavorre delle mie, che si può fare. Io spero di avere forza, guarda, in questi giorni, tu l'avevi detto prima, mi stanno mandando messaggi tante persone che hanno avuto problemi come quello che ho avuto io, cioè non riescono a parlare, oppure hanno avuto una parte del suo corpo che non possono usare, e tutti mi dicono grazie perché mi stai dando una forza. E io devo dire, sono questi giorni veramente felice, cioè di dargli quello che posso fare, insomma, ho visto che c'è un senso di comunità. E quindi non è un libro di denuncia, ma però faccio il giornalista e quindi questa cosa l'ho scritta, non è il centro del libro, però vorrei che si sapesse, e cioè che i medici con cui ho parlato, persone appunto che si occupano di neurochirurgia, mi dicono che, e chiaramente io ho avuto sfortuna, quindi non stiamo parlando di niente contro gli osteopati o chiaramente no, fanno un lavoro che molte persone sono molto contenti di andarci, sono bravi. È chiaro che c'è un problema che si chiama appunto crack crack. Questo crack crack, mi dicono i medici con cui ho parlato, molto importanti, famosi, dicono c'è un piccolo rischio, di cui però non ci dicono. Allora qual è il mio problema? Il problema è quello, cioè possiamo andarci, io mi faceva male questa cervicale. Magari se io avessi saputo che c'era un rischio, magari dicevo no, me lo fa. Altri magari invece dicono vabbè, lo faccio lo stesso. Anche se io faccio l'appendicite, avrò un rischio. Ok? Perché, e dai, firmiamo una cosa che c'è scritto, che è un consenso informato. Siccome loro non sono al momento neanche, diciamo, e questo è una cosa anche per loro, dico, ci vuole una legge vera che dica che loro sono, diciamo, hanno fatto delle studi, hanno un albo, ecco, questa cosa serve anche a tutti loro che fanno un lavoro importante. La cosa che io vi dico è, mi dicono i miei che quello che ho avuto è causa di una manovra, diciamo appunto manipolazione, lo volete fare, farlo, fatelo, osteopati, fatelo, diteci solo che c'è un rischio, anche uno su un milione, a diverse persone mi stanno mandando messaggi dicendo è successo anche a me, quindi insomma magari non c'è ancora una statistica, però insomma io mi dico quello che mi hanno detto i medici e vi dico insomma andiamo da loro perché sono bravissimi, ma se fanno crack crack, diciamo, siamo sicuri? No, io non lo voglio fare, pure fallo, ma basta che sai come andare. Punto, poi parliamo dell'altra parte del libro che mi sembra, anzi abbiamo finito ormai, della cosa importante. Questa insomma non è una denuncia, è una cosa. Grazie. È una cosa, è un fatto. Qualcuno che immagino curiosità, domande da fare ad Andrea? Non so. Posso fare una domanda? Sì, sta arrivando il microfono, sono un secondo. Allora, se anche tu vuoi chiedere qualcosa. Innanzitutto buonasera e auguri. Le volevo chiedere, i giorni antecedenti all'evento, diciamo, al problema, lei ha detto che avvertiva dei mal di testa. E le risulta che ha avuto anche qualche altro sintomo che è riuscito a identificare? Questa le risulta, dico, di aver rilevato qualche altro sintomo sulla sua persona? Poi scusi, sì, è una seconda parte della domanda. No, se può rispondere a questa domanda. Le faccio già l'altra? Sì, faccio. Allora, la seconda è questa.
se nella sua famiglia c'è stata una familiarità e qual era il suo stile di vita che ha condotto. Qui mi riferisco in particolare a due parametri: alimentazione e esercizio fisico. Ultima precisazione. Io anni fa ho avuto un trauma inerente a attacchi di panico. Dopo mi è successa una cosa molto grave. Avevo paura della paura. Qual è il rapporto che lei ha con la paura? Bene, allora, intanto grazie alla domanda. Prima cosa, no, cioè il mal di testa è nato il giorno prima dell'ictus, diciamo. Cioè, quindi io mi sono svegliato la mattina del venerdì con questo strano mal di testa, strano, nel senso che io dico, ma è una cosa strana, non sapevo bene. Dopo la il giorno dopo, io ho fatto la mia nutrizione la mattina del giovedì, poi quel giorno non ho avuto problemi, la mattina mi sono svegliato e invece avevo questo strano mal di testa che non andava via. Sono andato in onda, peraltro, quel giorno, però ho avuto solo questo. Cioè solo questo mal di testa, fino a che la mattina dopo avevo ancora il mal di testa e non riuscivo, poi in un momento non riuscivo più a usare la mano. Quindi questo è stato l'unico cosa. Per il resto ho una vita abbastanza normale, insomma, nel senso i miei valori erano tutti a posto, io controllavo sempre le cose e quindi diciamo c'era una totale, insomma, non è che ero, diciamo, tanto un bicchiere di vino, una vita, però insomma una normale cosa, normale, diciamo, sotto, diciamo, il controllo sempre dei medici, perché insomma la mia amica sa bene anche quanto sono ipocondriaco, ecco. E quindi arrivo alla terza parte che mi sembra la più interessante. Ma scusi, è saltato, sì, passato sulla, sì, famiglia, se c'è stata famiglia. Ah, no. È lo stile di vita. Beh, glielo da detto, più o meno una vita, insomma, purtroppo di uno che lavora, insomma, troppo in certi momenti, però insomma una vita abbastanza normale, regolare. Normalmente nevrotica, come, esatto, quella di tutti quelli, bravo, che fanno il nostro mestiere. Cioè, è chiaro che se avevo questo problema alla cervicale era forse perché uno poi fa sempre troppo. Ecco, insomma, ma qui non mi sembra una cosa non patologica. Mentre mi sembra molto interessante la storia della paura. Perché è chiaro che soprattutto dopo che hai avuto una cosa così improvvisa, cioè l'ictus è veramente un fulmine, boom, che ti arriva di improvviso, e hai sempre paura che può succedere di nuovo. Quindi devi gestire questa cosa. Diciamo, anche in questo Paola è stata una specie di, come dire, di salvo. Diciamo. Sì, chiama lei, io chiamo lei. Prima di chiamare un medico chiamo lei. Lei quasi sempre mi dice di non chiamare il medico, poi ogni tanto mi dice fai una cosa, chiama il medico così stai più tranquillo. Però ecco, adesso sto meglio di questa cosa, però è chiaro, i primi mesi vivevo sempre con l'ansia che cos'è? Che c'è? Come mai adesso? Ah, c'è qualcosa? Fammi va? Ma che è? Ma che c'è? Una bolla? Era una bolla, capito? Era una bolla, però io vedevo una bolla, io vedevo un... I primi mesi diciamo che una ventina di altri ictus sono stati dati per certi. Però ecco, però devo dire che una cosa che poi ho capito parlando con tanti che hanno avuto questo problema, che un po' abbiamo, ce la portiamo dietro, probabilmente un po' ce la porteremo sempre dietro, cioè del fatto che tutto può finire da un momento all'altro, ecco, cioè è una cosa in cui senti veramente come se arriva il fulmine, e quindi un po' te la cosa che ti tieni per sempre, dopodiché la vita, appunto, come nelle cose in cui temiamo di perdere un po' la profondità, a poco l'abitudine della vita ci ridà, non ci pensi più, ci pensi un po' di meno, ecco. Una frase di un famoso filosofo indiano, Osho si chiama, sì, diceva la vita finisce... È una persona che conosce molto bene, questo Osho sta qui. La vita finisce dove inizia la paura. Vero, è verissimo, però è anche che la vita è dentro anche dei momenti di paura. Cioè, io ho messo una frase di un grande scrittore brasiliano, di cui adesso non riesco a pronunciare il nome, ma si chiama Guimarães Rosa, va bene, vedete che una volta lo dico benissimo, che dice... L'uomo uno che trema. L'uomo uno che trema.
Ecco, in realtà credo che noi uomini tremiamo e non dobbiamo neanche avere paura di dirlo. No, c'è una persona che adesso deve parlare che allora intanto gli do la parola. No, scusa, io scusate, tu sai no, no, sì, no, tutto, no, per lui non per vuole, no, parlare, no, lui non vuole parlare. Scusa, no, prima devo finire di parlare di un'altra cosa, poi forse do la parola all'uomo che ci ha ripilato quattro pattine noi del Toro l'altro giorno. Ma, Carlo Pellegatti che salutiamo. Carlo, no, volevo solo concludere sulla paura, la cosa, la serietà, seriamente. Cioè, la paura ha un senso. Raccontando questa storia, lo dico perché in queste ore siamo vittime tutti quanti di una psicosi folle. Ero adesso su un ascensore alla RAI, eravamo in quattro e è salita una quinta persona con i miei menti orientali e ho visto gli altri che sono messi contro e lui ridendo fa sono coreano e tutti si sono rilassati, francamente, no? Stiamoci una calmata. Se non avete saputo la cosa, l'ironia della vita, tutti stanno facendo la cosa per comprare le mascherine. Sapete dove le fabbricano le mascherine? A Wuhan, la città che proprio è perfetto. Quindi la paura è una cosa seria, è che, diciamo così, è la vera giustificazione. E a proposito di paura... Sì, mi volevo rivolgere la domanda, mi sembra più epocale che quella che mi interessa di più. Cioè, se ti ricordi, quando sei tornato a urlare gol a un gol del Milan, che mi sembra la cosa principale nella vita, e poi il primo nome del giocatore del Milan che sei tornato a pronunciare, mi sembrano due cose fondamentali che possono aiutare tutti. Io mi allontano perché c'ho un'acidità di stomaco. Massimo, proprio in queste ore tutto vuole meno parlare del Milan, lo so, non è che noi siamo messi però, meglio, vabbè, ma non siamo molto meglio, esatto, abbiamo fatto una guerra tra... Ammetti che andava espulso il primo tempo il giocatore. Era un fatto che te spesso direi, si può dire. Non lo so, mi ricordo. Ora che sei cambiato, sei un uomo più maturo, più... Secondo me era una sbracciata. Vabbè, però non è cambiato, la vedo così. No, allora intanto dico una cosa di Carlo e ci sono altri amici che con lui noi facciamo. Vabbè, io sono del Milan. Anche noi di Roma abbiamo questa cosa e tra amici giornalisti, ma anche altri, c'è un avvocato importante che anzi ha lavorato anche nel libro perché da parte della Mondadori ha guardato la siamo in tanti e facciamo una chat da un paio di anni penso sul Milan, che praticamente è una cosa da pazzi, perché praticamente se noi ci svegliamo la mattina e di notte queste persone, esatto, tra di noi continuiamo a parlare del Milan, quindi uno dice trova 400 mezzali di notte, dice ma cosa sanno questi, quindi siamo pazzi, però devo dire che soprattutto il periodo in cui stavo appunto alla Santa Lucia è stata una grande compagnia, perché io non riuscivo a scrivere ma leggevo tutto quello che dicevano tra di loro e mi faceva sentire nel mondo, anche nel mondo del diavolo, ma quello diciamo del calcio. Quindi è stato un momento di vita a cui devo dire sempre grazie a questi amici di questa chat, anche se qualcuno sarà delle altre squadre come Paola che è dell'Inter. Sì, poi ho visto la partita del Milan, no, devo dire che ricordo soprattutto una partita molto buona in cui sembravamo forti, improvvisamente, in cui abbiamo fatto 3 gol a Bergamo contro l'Atalanta e era arrivato questo polacco che pensavamo diventava un campione, vedete che in un anno oggi è andato via e quindi era una commedia, perché in realtà nel calcio le cose possono, in un anno possono cambiare, diciamo in modo molto veloce, sicuramente quest'anno invece è rimasto l'amore per il Milan, ma soprattutto mi è riaumentata la voglia anche di urlare gol, perché è un momento che faccio con mio figlio, che è del Milan, perché gli ho fatto pure questa cosa brutta. Non solo non l'ho fatto parlare, ma è pure del Milan, poraccio, 17 anni, da quando è diventato del Milan, Carlo, tu lo sai, insomma, non sono stati anni, però
io e lui stiamo lì, ci vediamo le partite insieme, non esce quando c'è il Milan perché sa che quella partita, anche se magari non dirà neanche una parola, starà insieme a me, e quindi per me è un momento di gioia. Ecco. Grazie davvero a Massimo, che avrà sempre la colpa di avermi riportato in TV, e lo potevo fare con un amico, se no forse non ce la facevo. Per sempre, veramente grazie, brava Irene. Grazie a tutti voi. Sì, qua sotto per le firma copie. Per chi volesse farsi firmare la propria copia.